Purtroppo sì, vabbè, ma questo non è l'aspetto principale. L'aspetto principale è che comunque abbiamo lottato fino alla fine. Una squadra, secondo il mio punto di vista, più esperta e più brava tecnicamente, più fisica di noi. Quindi, anche se in gara 1 ci hanno praticamente dominato, secondo il mio punto di vista, di intensità, di voglia, di soprattutto di vincere. Oggi gli abbiamo dato filo da torcere, ma purtroppo la legge dello sport è questa: il più forte vince, e quindi niente, è stato giusto che loro abbiano vinto, perché sono una squadra più attrezzata di noi fisicamente. Dispiace averla trovata, sinceramente, nei play-out, perché sapevamo che ci poteva dare molto fastidio, e così il campo parla. Poi sai, si può stare qua a parlare ore e ore a spiegare, ma ormai ho 33 anni, quindi più di 20 anni di carriera, per fortuna, ne ho viste di partite. Alla fine poi il campo ti dimostra sempre che chi è più forte vince. Quindi complimenti a Terranova, però devo dirti, da una parte complimenti anche alla mia squadra, perché ho visto negli occhi dei ragazzi molto dispiacere. Da una parte, se posso dire che sono contento, dall'altra un po' mi dispiace, perché potevamo e dovevamo soprattutto fare questo tipo di partita con questa mentalità durante il campionato. E sicuramente magari con le 4, 5, 6 partite l'avremmo portata a casa, e forse magari oggi eravamo a vedere un'altra partita, non so, cioè magari non la nostra perché non avevamo il play-out. Però, come ho sempre detto, il campo non mente. Sono tutti ragazzi giovani. Io ho cercato nel mio piccolo di insegnarli soprattutto la dedizione e l'amore che ho sempre avuto per questo sport, perché mi ha formato soprattutto come uomo. Quindi alzarmi domattina, mi alzerò se mi alzerò, perché vi giuro che i dolori che in questo momento ho addosso sono inimmaginabili. Però, a parte le battute, mi alzerò guardandomi allo specchio e ringraziando i miei genitori, e soprattutto chi mi ha insegnato la pallacanestro, e soprattutto la passione. Poi io l'ho coltivata. L'ultima parola la dedico al coach, che in questi 3 anni è stato un percorso molto lungo, molto molto bello. Gli faccio complimenti, perché è un allenatore molto preparato, è un allenatore che ha un'enorme passione per questo sport e soprattutto per questo mestiere, cosa che non aveva quando giocava. Però questo credo che sia un percorso lungo, il suo appena iniziato. È normale inciampare, perché comunque le sconfitte aiutano a vincere, e soprattutto ti insegnano tanto, ti insegnano gli errori che fai, gli errori che hai fatto, gli errori che hai continuato a fare nonostante l'evidenza te le mettesse in mostra. Però è stato giusto, sì, serve anche per la sua esperienza. Ha allenato fin dal primo giorno all'ultimo, sempre alla stessa maniera, quindi io lo ringrazio. Ho cercato all'ultimo di trattenermi un po', però purtroppo, nel senso, sono umano anche io, quindi niente, ringrazio soprattutto il basket asciano. Sono stati questi 4 anni molto intensi, molto belli. Sono stati anni che mi hanno veramente fatto fare la scelta giusta 4 anni fa di venire a giocare qua, perché ho un gruppo di amici che dalla mattina alla sera prova a mandare avanti questa società con evidenti problemi. Quindi le ringrazierò sempre, perché mi hanno dato la possibilità di allungare la carriera per 4 anni. E basta, niente. Tornando alla domanda che mi hai fatto te Ieri inizialmente. sera mi hai detto che avresti continuato fino a 50 anni. Sì, purtroppo i giovani si devono dare un po' una svegliata, perché ai miei tempi, quando ero giovane, non c'erano tutti questi regolamenti, e purtroppo si sudava e si stava a sedere. Adesso i ragazzi giovani devono giocare per forza, ovviamente si abbassa la competitività, si abbassa la volontà di, e poi non sono pronti per giocare queste partite, ma non ne lasciano basket in tutte le squadre. Quindi però basta, non so, ringrazio la mia squadra che mi ha sopportato e supportato per questi anni. Ho cercato di dargli il meglio di me, e basta, le ringrazierò sempre. Sarò sempre un amante della pallacanestro, però è arrivato il momento giusto di dire basta, sia alla mia carriera che a questa intervista, perché Grazie dura a te. 4 ore e mezza.